Il tampone per togliersi il dubbio e il vaccino a tempo debito per scacciare via la paura. Tutto questo in un solo posto, la nuova casetta no covid appena inaugurata, realizzata all'interno del villaggio del Cibi Club Mattei al Codma di Fano. Uno spazio di 100 metri quadrati ora a disposizione dell'area vasta 1 per effettuare screening e per le future vaccinazioni. Costruito attraverso tecnologie innovative come il sistema Home Done, che unisce acciaio e polistirene per garantire resistenza, leggerezza e comfort. Da oggi Fano ha un nuovo punto di riferimento per i tamponi. Sì, una nuova casetta a disposizione perché Angelo Candieracci è il proprietario della C-Engineering. Tempo fa ci ha messo a disposizione questa casetta per la protezione civile per fare formazione, ma attualmente la formazione è ferma. Abbiamo cercato qualche scuola che se serviva per qualche classe non è servita e abbiamo cercato in mezzo all'associazionismo se qualcuno aveva bisogno per un doposcuola, non abbiamo avuto risposte. Da lì in pratica l'idea di metterla a disposizione per il distretto sanitario per i tamponi. Hanno accolto di buon grado e quindi stamattina, con le dovute modifiche fatte per il caso, la mettiamo a disposizione dell'ASUR, in pratica del distretto sanitario, che da domattina in poi si sposterà dalla vecchia sede e porterà qui in pratica tutta la parte dei tamponi. È un bel momento per Fano oggi. Sì, questa è la Fano che mi piace, è quella Fano che sa sempre unirsi, sa fare squadra, sinergia quando ci sono momenti difficili. Questo è un caso specifico dove un imprenditore, Candieracci, ha voluto donare al territorio, alla protezione civile, che qui a Fano è un'organizzazione straordinariamente efficace e efficiente, questa struttura a disposizione della città. Ovviamente questa viene utilizzata per questa situazione particolare, per i tamponi, tra un po' partiranno anche i tamponi di massa e quindi messa a disposizione, accompagnata con un'organizzazione efficace, efficiente, come dicevo prima. Ecco, la cosa che mi piace sottolineare è questo modo di lavorare porta un vantaggio poi ai cittadini, che li fa sentire più sicuri, li fa sentire accompagnati e vicini da un'organizzazione spettacolare come quella del volontariato, come quella dell'amministrazione. È la cosa che è accaduta in questi anni, che nei momenti difficili ci ha sempre trovati pronti, disponibili, ma soprattutto capaci di dare risposte. Noi siamo quelli che abbiamo fatto la realizzazione con la protezione civile qui di Fano, abbiamo cercato di fare del nostro meglio e, vista la flessibilità, da una scuola l'abbiamo trasformata in punto di per i tamponi oppure domani anche per le vaccinazioni e tutto il resto. Quindi sarà un bellissimo servizio per la città? Io penso proprio di sì, anche perché ce n'è bisogno adesso.